Buonasera, buonasera, sono tornato. Purtroppo voi VOD Friends vi siete persi questa scemenza all'inizio, però vabbè, pazienza, pazienza, nessun problema. Allora, tanto non ci tocca Delirium neanche stasera. Matteo, come si sente tutto quanto? Tanto con un cuore sicuramente duriamo. Perché devo usare il telecomando, scusami? Perché mi cambia personaggio, sì, facile, però io devo farlo con lui. Non sono neanche arrabbiato. Non sono nemmeno arrabbiato. È stata una morte top tier. Tanto con un cuore lo sapevo di andare poco lontano. Madonna, che nemico di merda che è questo. Senti, non ho voglia. Lascio fare a loro perché davvero non ho voglia. Sì, non mi sentirai parlare tantissimo, Matteo, solo quando serve. Tanto lo sai, questa è una live un po' così. Rispetto a quella di prima con l'Asdor, questa è una live molto più estemporanea.
Devo starnutire. Perché mi fai questo gioco di merda? Tanto questa è vinta, dici. Se il gioco mi dà la foglia e il void, sì, che è vinta. Grazie. Odio C-section, grazie. Più forget me now, questo è da sfruttare. Me ne pentirò amaramente. Me ne pentirò amaramente, lo so. Ma tantissimo. Non male sto Sid, guarda, eccolo qua. Non penso siano raggiungibili. No. Two of spades. Ora devo cercare di non prendere danno. Perché se non prendo danno è molto sfruttabile.
Sì, lo so al D6, però insomma. Può letteralmente uccidermi. Può letteralmente uccidermi. Così è come perdiamo Ipecac. Però è un quality 4. Così è come perdiamo Ipecac. Parasite non funziona su di lui? Il Parasite non funziona con Ipecac? Forse sì, ma non me ne accorgo io. Ok, funziona, ma è rischioso. Vabbè, quality 3, siamo comunque lì. Va bene. No, è l'oggetto di merda. Che palle, lo odio sta a fare io. Il Mark lo odio. Lo odio con tutto me stesso questo oggetto. Sono tentato di prendere danno di proposito. Che oggetto di merda, no? Questo lo odio. Mi sono fatto prendere danno apposta perché non lo voglio. Ah, ottimo, la fiamma quella lì mi ammazza. Merda, pensa a lui con Ipecac, che roba sarebbe stata. Minchia, non gli faccio un cazzo. Madonna, certe volte penso di prendere danno di proposito proprio per togliermi certe merdate di mezzo. Non gli fa una sega. Senti. Così non si può fare. Oh, si inizia con della roba bella, finalmente.
Ma scam sto gran cazzo. Certo che si cerca subito la secret, cosa credi? Sembra che certe volte parta un dente, ma non sono sicuro. Non ce l'ho mica quel trinket io. Ma io non ho il trinket che mi fa partire denti. Perché ogni tanto li tiro? Ah, già è vero, perché è Tainted Eden. Certe cose vanno veramente a caso. Mi dimenticavo che questo personaggio non ha una logica. Che la logica di questo personaggio è soltanto in base a come gli gira in quel momento. Loro sono simpatici quando ti telefraggano a caso. Si farà, ma Terra non dovrebbe one-shottare nemici ai primi piani? Non dovrebbe essere un oggetto forte? Minchia, per una volta vedo una super tinted, bellezza. Sì, ma la domanda è dove ce l'ho quel trinket? Io mica lo vedo. Minchia, sapere che i tizi di pietra, che i ciccioni di pietra non mi fanno danno da contatto mi cambia tanto. Ah, terra invece non rompe loro, va bene. Minchia, non lo vedevo perché è nero su nero. Non lo vedevo perché era nero su nero. Dio, che cazzo credevi di fare te? No, bisogna fare attenzione a loro perché hanno un range che non esiste. Hanno un range che anche loro lo decidono sul momento.
Io non mi ero manco accorto di avercelo il trinket, lo sai? I passivi sono più importanti, lo so Bookworm, però i passivi sono più importanti. Wow, inutile. È inutile. Se lo uso nella Secret mi dà Rock Bottom. Guarda, ci credo proprio che terrò Rock Bottom. Ottenere Rock Bottom, guarda, questa sarebbe una grande cosa. Lazy Mathman mi osserva, sappilo. Sappilo, Lazy Mathman mi osserva. Perché la percentuale del planetario è blu? Minchia, che bello questo Rock Bottom! Matteo, vai a fanculo. Esatto. Madonna, che gioco di merda. Non posso usare Mamma Mega. Perché sennò spacco lo specchio. Però uno di quei ragnetti ha fatto un dribbling della Madonna. Ha fatto un dribbling che non esiste.
un po' più di gente. Oh, ma ce l'ha a farmi sta roba qui, eh. Di Matteo.
Dì la verità, pensavi che fosse finita. Ho avuto l'attimo di aiuto, ora finisce male, quello sì. Oh, io no, sta stanza di merda. Questa stanza del cazzo, Dio Madonna. No, sta stanza del cazzo, quante run contente Deden mi ha ucciso. Quante run mi ha ucciso solo questa stanza. Perché lui è diventato una cacca? Per la fruit cake, per la fruit cake. Fanculo. No, c'ho anche sta cosa di merda io. Va a cagare, gioco del cazzo. Tanto doveva finire male, io lo sapevo. Vuoi stare sicuro, Matteo, che dentro quel fungo c'era Magic Mush? Gioco tutto che c'era Magic Mush lì. La bomba stava per prendermi. Stava per prendermi quella bomba. Fermo. Sono già più tranquillo. La build è buona.
Precisi. Cos'è One Tooth Appears? Il pipisello? Il pipisello è apparso. Va benissimo, la Lost Soul non avrebbe durato. Te, Matteo, lo sai che questi piccoli stronzetti gialli contano come danno per Tainted Eden? Questi piccoli bastardi, secondo Tainted Eden, contano come danno. L'ho scoperto nella maniera brutta. Culo. Va bene. Edmund McMerden. Edmund McMerden. Ma vaffanculo. Io non ci va, non ci arrivo da Mega Satana. Non prendo gli angeli. Non prendo gli angeli, sono sicuro.
Te perché sì. Lui, assolutamente lui, perché sì. Lo sa, questo gioco di merda lo sa, non è possibile. Ma vaffanculo. Oddio, sai che c'è? Proviamoci. Forse ce la facciamo ancora. No, non ce la faremo mai. Speravo magari raggiungiamo Ash. Io posso volare. Perché ho l'Holy Grail. Avevo l'Holy Mantle? Cosa? Ti giuro, certe volte non capisco letteralmente che cazzo succeda. Tanto non si arriva comunque dove si doveva arrivare. Non lo so nemmeno io cos'è successo, lo vorrei tanto sapere.
Ho pensato che mi fosse letteralmente spawnato il vermetto direttamente dentro il culo. Pensavo che mi fosse spawnato direttamente lì, quanto stavo per incazzarmi. Ricordati, la merdina di merda può cambiare traiettoria mentre ha già iniziato a dashare. Può cambiare traiettoria mentre è già lì. Però ma io prima ho avuto Birdly e adesso Noelle. Quando è che avrò Birdly e Noelle assieme? Tanto Ash non ce lo becchiamo, tanto vale fare un po' di backtracking. Tanto Matteo vuoi vedere che il gioco non ci darà coso? Vuoi vedere che il gioco non ci darà comunque il Void? Non lo farà. No, nel senso no, non ce lo darà. Minchia, c'è un Eternal Art lì.
Quanto cazzo è bella The Fifth. Come ho fatto a non prendere danno? Non lo so. Come ho fatto a non prendere danno? Va oltre le mie comprensioni. Sai che c'è, intanto bevo un pochino, te goditi la colonna sonora. Ok. Che paura. Una bomba a schifo non farebbe. La stanza con tutti i falò lì comunque mai vista. Minchia, l'ho bloccato mentre sparava il raggio. Loro sono pericolosi, ma tanto. Questa catridal qui è XL. È catridal XL, non pensavamo potesse esistere, ma... Non pensavamo potesse esistere catridal XL, ma invece c'è. Ok. Domanda, se io uso il rasoio... Perdo l'Eternal Art? I mean, è danno auto-inflitto comunque. Speriamo. Mistero risolto, non ti toglie l'Eternal Art. Ora dobbiamo vedere se c'erano cuori rossi al giro.
Ottimo. Ne valsa la pena. Sai che sono soddisfatto della vita che ho. Via di qua. Non c'erano solo art strani. Non mi sembra, via. Tanto il gioco non mi dà delirium, io lo so. Io lo so che non mi dà delirium. Se lo dà Blue Baby? Se me lo dà Blue Baby, volo. Lo sapevo tanto! Lo sapevo, lui è un pezzo di merda! Ho Sacred Heart. Te lo spiego io, non c'è modo di evitare il suo Brimstone, devi avere culo. Si chiama culo, non c'è modo di evitare il suo Brimstone. Eh no, ma non tanto, te ti metti nel punto X mentre lui sta per fare quel frame. Sì, te hai anche la mamma tanto puttana. Te hai anche la mamma tanto puttana. Ma io ho placenta. Il Blood Puppy, Dio santo, quante volte mi ha rotto il cazzo il Blood Puppy. Lo odio. Il Blood Puppy, quante volte mi ha rotto il cazzo. Il Blood Puppy sono più le volte che mi ha creato problemi che altro. No, non resisterò col Sacred Heart. Non resisterà mai quel Sacred Heart, lo sai? Non resisterà mai. Non lo sapevo, Dio! Tanto lo sapevo che non durava. Grazie per avermi tolto letteralmente tutti i cuori che avevo, grazie. No, ma Tainted Eden è casualità. Tainted Eden è solo caso. Nell'istante in cui vieni colpito è solo caso. Cosa mi ha colpito?
cosa mi ha colpito? Oddio, di nuovo Secret Art. Esplosione random. Sì, sì, ma tanto... Matteo, culo. Matteo, dov'è il portale del Void? Dov'è il portale del Void? Dov'è il Void? Why can't I see any Void here? Why do I not see Void? Ma c'è una pill? C'è una pillola che non ho preso. Non l'avevo vista, ti giuro. Tanto Matteo, anche se battiamo Mega Satana, non otterremo il portale. Tanto io lo so che va così. Ma ho Dottor Fetus... La spada cancella Dottor Fetus, è interessante da sapere. Dovrei impostare che Flagbearer si sente sempre.
Tanto non mi dà il portale. Lo so, non mi dà il portale. Oh, madonna. Matteo, se ce la facciamo. Tanto non ce la faremo mai, lo so. Non ce la faremo mai. Tanto fammi fare una cosa. Poi, cosa voleva qui? Passive mode cosa è? Passive music nel menu delle mod. Che facevano loro? Va bene, qualcosa. È una cosa che può aiutarmi a sopravvivere. Ok.
let's fucking go! Fatto. Cosa speravi che mi desse il coso che mi rimandava indietro, che dovevo rifarlo? Anche basta così. Anche basta così. Ho Leden's Blessing. Oh madonna. Uno dei personaggi più cancro. Godo. Chi mi resta? Lazarus, Blue Baby, Maggie, Jacob, Forgotten e Keeper. Uff. Il fatto che la spada deflette i colpi è stato un grande aiuto. Che ansia. Che ansia, porca puttana. Matteo, io direi basta qui. Io direi basta qui, abbiamo fatto il nostro. Io il mio dovere l'ho fatto. Non devo più rivedere questo stronzo. Prossima run vediamo. Prossima run vediamo. Abbiamo Lazarus, Blue Baby, Maggie, Keeper, Forgotten e Jacob. Keeper. Sì, è da un po' che voglio giocare Tainted Keeper. Ah. Il bello è che io Delirium con Tainted Keeper mi ricordo che lo stavo anche per battere. Non mi ricordo cosa mi ha ucciso, forse sono io che ho azzardato troppo, però stavo per batterlo. Oh. Buonanotte.